sei chiamato ad amare. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande gioia il Vangelo di oggi. Matteo 5, 43, 48. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Amen. Carissimi, oggi concludiamo queste antitesi nel discorso della montagna, in Matteo 5, dove l'ultima è il vertice. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Quello che abbiamo appena udito e ascoltato, dobbiamo saperlo, è qualcosa che noi potremo associare a un livello avanzato nella fede. È un livello, infatti, dove noi siamo chiamati, come ha detto Gesù al versetto 48, alla perfezione, cioè ad essere perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli. Qual è la perfezione di Dio, fratelli e sorelle? Non è solo di essere infinito, di essere senza tempo, senza spazio, ma l'infinitezza di Dio in realtà è l'amore puro, cioè agape puro. Riprendiamo la lettera prima di Giovanni, capitolo 4. Dio è amore. Dio è amore puro. Tutto ciò che esiste nel mondo, dove c'è un barlume di questo amore, è partecipazione di quello che è Dio, ma in Dio c'è l'amore pieno, c'è l'amore totale. Ecco perché Gesù dice, siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. In questo cammino, come discepoli di Cristo, che quotidianamente ascoltano le parole del Maestro, noi ci troviamo nella stessa condizione dei dodici e di coloro che avevano appena iniziato a seguire Gesù. Ci troviamo spiazzati perché per noi è naturale amare il prossimo e odiare il nemico. Non ci vuole un corso per amare coloro a cui tu vuoi bene e per odiare coloro che ti hanno fatto del male. È una inclinazione immediata, naturale, dentro ciascuno di noi, data addirittura nella legge antica, nella prima alleanza al popolo di Israele, per mettere una giustizia sociale e tra gli uomini. Gesù è venuto a portare qualcosa di nuovo, anzi, è venuto a portare qualcosa di straordinario. Dice: perché se noi diamo solo il saluto ai nostri fratelli e non agli altri, che cosa facciamo di straordinario? Gesù sta dicendo che seguire Lui, obbedire alla Sua parola, significa essere persone straordinarie. Chi è battezzato in Cristo è straordinario. Ma dal battesimo inizia una vita, un cammino. La conversione non è un momento della nostra vita, un tempo preciso in cui ritorniamo a Dio, incontriamo Dio e da lì tutto sarà uguale. La conversione è un tempo
di tutta la nostra vita, del corso di tutti i nostri giorni in cui noi tendiamo a questa perfezione. I discepoli, pensate, che finché Gesù era insieme a loro, ancora non sapevano amare in questo modo. Quante volte ci capita di dire non è facile amare il nemico, non è facile pregare, ma Gesù non ha detto che è facile, ha detto naturalmente voi odiate il nemico, ma io sono venuto a portarvi un'esperienza nuova, l'esperienza di Gesù, fratelli e sorelle, e di avere una nuova relazione con Dio Padre, incontrarlo, conoscerlo, perché Dio è amore. E più noi ci avviciniamo al sole, che è Dio, che è il Padre, a questo amore che mi illumina e mi riscalda, più io sarò come Lui. Quindi oggi non dobbiamo puntare l'attenzione sul amare il mio nemico, i nostri nemici, pregare per coloro che ci fanno del male. Ma l'attenzione va rivolta da un'altra parte, verso Dio. Avviciniamoci a Dio. Questo è il segreto di mettere in pratica la parola di Gesù. Più tu dedicherai e dedichi ogni giorno del tempo come discepolo di Cristo e ti siedi di fronte a Lui, leggi, ascolti la Sua parola, invochi lo Spirito Santo, più ciò che abbiamo udito oggi sarà realizzabile. E non dirai, non è facile, è impossibile, non ce la farò mai. Queste parole, queste espressioni sono di coloro che vivono senza sedersi ogni giorno di fronte a Dio. Allora, il mio invito, carissimi amici, se vogliamo continuare questo cammino, perché sappiate che dopo che Gesù ha detto queste parole e altre, molti se ne sono andati e hanno detto questo discorso è troppo duro per noi. Ma i discepoli, Pietro, gli hanno detto, Gesù, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. La buona notizia è che più ci avviciniamo a Dio, più facciamo esperienza del Suo amore. Più siamo capaci di amare il nemico, pregare per i nostri nemici, ma soprattutto il nostro cuore sarà libero. Perché Dio vuole da noi la libertà, vuole per noi la libertà. Un cuore libero e un cuore sempre capace di amare e di perdonare. Ecco perché invochiamo adesso il dono dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, nella nostra vita. Ti offriamo quello che siamo. Io ti offro le mie fragilità, le mie debolezze, la mia incapacità di amare coloro che mi hanno fatto del male. Signore, riconosco che senza di Te e senza il Tuo Spirito Santo sono incapace di pregare per chi mi odia, per chi continuamente mette un ostacolo alla mia vita, alla mia famiglia. Ma oggi vengo a Te soprattutto per ricevere il Tuo amore e per ricevere il dono del Tuo Spirito, che mi rende un cristiano autentico, capace di essere perfetto e di amare come il Padre. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi, sei chiamato ad amare. E per amare pienamente ed essere perfetto come Dio Padre, invoca ogni giorno e più volte al giorno il dono dello Spirito Santo. E sarai perfetto come Lui. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!